Ciao, sono Giulia di Windy Shop. Questo video è dedicato al ricamo moderno e oggi vi mostro come fare il punto filza. Il punto filza è composto da una serie di punti diritto. È molto semplice e se siete agli inizi, per ottenere un risultato migliore, prima di cominciare vi consiglio di disegnare una linea lungo la quale verrà ricamato il punto. Infiliamo il filo nell'ago e facciamo un nodo alla fine del filo. Poi usciamo con l'ago sul dritto del lavoro e rientriamo rispettando una distanza prescelta. Usciamo di nuovo con l'ago sul dritto del lavoro e rientriamo mantenendo la lunghezza del punto appena fatto. Procediamo in questo modo fino al termine del punto filza. Per completarlo, basta non uscire più con l'ago sul dritto del lavoro. La lunghezza dei punti e la distanza tra di essi possono essere scelte a piacimento. Scegliete la lunghezza che si adatta meglio alla vostra composizione. Nel ricamo classico, la lunghezza dei punti e la distanza tra di essi devono essere le stesse. Nel ricamo moderno invece non è una cosa fondamentale. Sentitevi libere di sperimentare. Potete provare ad alternare punti lunghi con spazi corti o al contrario, punti corti con spazi ampi. Spero che il tutorial vi sia piaciuto. Scoprite i miei kit di ricamo e bricolage su windyshop.it. Ciao e ci vediamo nel prossimo video!